Qualche giorno fa sul Gazzettino c'era un articolo con firma di Diego Degas che praticamente una signora, una turista, si è qualificata come turista, non sappiamo dove era la residenza, e dice che è venuta a Chioggia con la famiglia per andare a mangiare in uno dei favolosi ristoranti di Prestina, ma quando ha scoperto che per andare a Prestina con tutta la famiglia, andata e ritorno, avrebbe dovuto spendere 74 euro, ha rinunciato dicendo che era una follia. E anche lamentandosi che su internet non era segnato, che c'erano tanti che si lamentavano, eccetera, eccetera. Allora, mi dispiace contraddire non l'amico Diego Degas né il Gazzettino, ma la signora Elena ha detto una bella fesseria, perché innanzitutto, se lei fosse andata su internet a guardare, era spiegato per filo e per segno. In più, il comune di Venezia, non da adesso ma da molto tempo, ha istituito un sistema per risparmiare che si chiama Carta Venezia. Praticamente i residenti del comune di Venezia pagano 10 euro e vale 5 anni. Quelli che sono residenti nella provincia di Venezia, l'ex città metropolitana, pagano 20 euro. Quelli che sono residenti del Veneto pagano 40 euro e quelli fuori del Veneto, che siano del Burundi, che siano della Cina, che siano americani, pagano all'anno, no all'anno, scusa, sempre 5 anni, 100 euro. Quindi se avesse fatto la carta Venezia, praticamente il viaggio andata e ritorno per tutta la famiglia gli sarebbe costato praticamente 3, 7, 6 euro, una cosa, praticamente 1,50 euro a persona, sono 3, 6, 12 euro. Quindi, se qualche altra volta tornava a Venezia avrebbe sicuramente risparmiato. Che se lei non lo sapeva che si bastava acquistare la carta Venezia perché evidentemente non ha guardato su internet, ma anche alla cassa quando tu vai al vaporetto e fai fare il biglietto ti chiedono sempre: hai la carta Venezia? Allora uno magari chiede: ma cos'è questa carta Venezia? Per inciso, intanto per maggiore informazione, la carta Venezia non la si può fare all'imbarcadero di Vigo, ma all'ufficio, per quanto riguarda Chioggia, all'ufficio che c'è in Piazzale Europa. Quindi consigliamo alla signora Elena di informarsi di più e se si deve lamentare, magari non dica tante sciocchezze.